domanda che ovviamente ci si pone all'inizio di una preparazione per dei playoff. Come ci si arriva al 21 maggio e cosa serve per arrivare al 21 maggio? Ma ci si arriva allenandoci bene, forte, tutti i giorni e giocando, e cercando di portare tutti i ragazzi nella migliore condizione possibile, e quindi così il mister possa avere la possibilità di scegliere fra tutta la rosa. È un programma di allenamento specifico quello pensato per questo periodo dell'anno? Allora, il programma non specifico sì, ma non completamente diverso da quello che è stato fatto fino adesso, anzi diciamo che è una continuità del lavoro che abbiamo fatto fino ad ora, perché quel mister si è impostato delle settimane abbastanza tipo dove dopo 3-4 allenamenti si va a giocare una partita, cercando di dare del minutaggio a tutti i ragazzi in modo tale da alzare la condizione per tutti, e sicuramente quella parte un po' più specifica è quella data da qualche ragazzo che magari era un po' più sottotono, oppure ha giocato meno, oppure aveva qualche piccolo acciacco, quindi si è andato a fare qualche lavoro individualizzato per questi ragazzi. Inizio di una seconda preparazione, chiamiamola così, come sta il gruppo? Il termometro dello spogliatoio com'è? Il termometro adesso è caldo, diciamo che siamo belli vivi, la voglia di allenarci dopo comunque aver fatto 3 giorni e mezzo di riposo. C'è solo un ragazzo che è fermo, che si è fermato prima della Triestina, che adesso in queste ore probabilmente avremo l'esito di quello che è successo. Per il resto tutti a disposizione del mister. A volte si dice che è Kirwan. A volte si dice che è la testa, no? Che fa andare le gambe, soprattutto in competizioni, manifestazioni dove sono tutte finali, perché serve per forza per passare il turno. Che rapporto secondo lei testa-corpo? Secondo me il corpo c'ha sempre una maggiore importanza dal mio punto di vista, perché se io sto bene fisicamente anche la testa può stare bene. È vero che si può dire anche il contrario, questo sicuramente, però dal mio punto di vista, che comunque parlando della preparazione atletica, se metteremo qualche punto percentuale in più dal punto di vista fisico, se noi stiamo bene anche la testa poi ci dà una mano. Tu hai fatto anche la preparazione in vista dei playoff di 2 anni fa, giusto? Oltre c'è quella di Palermo? Di Palermo c'era Panzarasa. Sì, c'ero io che aiutavo, cioè seguivo più i ragazzi che da recuperare, Okay. Infortuni. Però insomma, ecco. Ho visto quello che è stato fatto sicuramente. Ecco, ma è un vantaggio partire, cioè avere 20 giorni per poter lavorare e prepararsi al meglio, era meglio giocare subito, vabbè, fa il netto che poi si partirà nei quarti. E poi se cambierà qualcosa anche rispetto magari alle ultime preparazioni dei playoff, anche quelle dell'anno scorso? Diciamo che 2 anni fa avevamo 42 giorni, che praticamente è un arco di tempo maggiore di quello che abbiamo fatto dalla finale di Palermo al primo giorno di ritiro successivamente, che sono stati 28, quindi un arco di tempo estremamente lungo dove abbiamo staccato, abbiamo ripreso, e quindi poi il tipo di lavoro è stato completamente diverso. E diciamo che poi il mister era qui da febbraio, se non sbaglio, e quindi aveva già fatto un lavoro tecnico-tattico con i ragazzi, quindi abbiamo proseguito quel tipo di lavoro. La stessa cosa è da dire per lo scorso anno, dove comunque avevamo meno giorni, però il mister lavorava già con i ragazzi da dicembre, se non ricordo male, e quindi il lavoro tecnico-tattico era già stato, non dico assodato, però era continuativo del lavoro fatto. E in questo frangente invece la predominanza secondo me è il lavoro che lo farà il mister, dando dei suoi principi di gioco, e quindi sicuramente ci dedicheremo sicuramente all'aspetto fisico, ma a far capire o far riconoscere bene quali sono i principi che il mister vuole dare alla squadra. Tra le richieste tra Oddo e Torrente, no? Perché poi ogni allenatore, anche non so, a te dice: guarda, voglio che la squadra renda tot, faccia tot a questo lavoro. Ecco, che differenze principali, quelle proprio peculiari, si possono registrare tra quelle tra Oddo e Torrente? Cosa secondo me non ci sono grossissime differenze, perché ormai la maggior parte degli allenatori richiedono altissima intensità da parte di tutti gli 11 che vanno in campo e anche quelli che poi subentrano. E quindi il nostro compito è quello di cercare di alzare l'intensità sia in tutti gli allenamenti, o meglio quelli che poi si danno al tempo che di recuperare per la partita, per dare i ragazzi pronti a questo tipo di sforzo durante poi il giorno della gara.
Senti, Oddo ha fatto capire che rispetto a 2 anni fa la squadra stia meglio complessivamente. Condividi questo giudizio considerato che c'è anche 2 anni fa? Aggiungo, scusa Dimitri, anche sul fatto che ha detto che 2 anni fa era una squadra di grande qualità, però vecchiotta, tra virgolette, quest'anno invece ci sono molto più giovani e quindi si può anche, diciamo, spingere di più sul lato fisico. Ma mi rifaccio a quello che ha detto il mister, che sì, probabilmente la sua visione la condivido. I ragazzi dei 2 anni fa magari avevano già calcato queste categorie, soprattutto anche le categorie più importanti, più alte. I ragazzi adesso hanno, secondo me, tantissima fame da questo punto di vista e molti di loro hanno voglia di magari fare il salto di categoria. Probabilmente questa è la differenza che ha notato il mister. E questo ti fa spingere di più, magari ti permette anche di lavorare anche a te. Questo ci dà sicuramente sempre stimoli a noi e ai ragazzi, quindi stimolarci reciprocamente, quindi si lavora molto bene. È stata comunque una stagione abbastanza straordinaria dal punto di vista degli impegni, perché la Coppa Italia fino in fondo, i playoff, per voi che lavorate sulla preparazione, insomma, non è stato facile, immagino. Cioè, è stata una stagione impegnativa dal punto di vista della gestione fisica, diciamo, della preparazione, soprattutto perché in 42 giorni abbiamo disputato 11 gare complessive di trasferte e quant'altro. E quindi qualcuno ha tirato fuori la cosa che anche solo l'Inter ha fatto così, sì, tante, esatto, vero? Se non sbaglio nel mese di novembre, tra ottobre e novembre, tra Coppa Italia, Champions League e campionato, abbiamo fatto un numero complessivo di partite in un arco temporale. È vero anche che, se vogliamo andare un po' alla scaramanzia, magari non ci credo, però adesso se noi entriamo il 21 di maggio, ma fino a, se dovessimo arrivare, nell'ora delle ipotesi, al 9 giugno, sono nei giorni diviso per le gare che si possono disputare, sono 3,4 giorni a partita, quindi indicativamente è l'arco temporale di cui parlavamo prima. Quindi ci siamo allenati anche per questo. Infatti è molto importante lavorare bene adesso, perché poi quando giocherai sperando di arrivare fino in fondo ogni 3 giorni, tempi di allenamento, cioè lì si, diciamo, lì è fondamentale recuperare bene tutte le forze per poter spingere al massimo il momento della gara. Di lavorare non c'è tantissimo tempo. Vi è cambiato qualcosa lo slittamento di 3 giorni nella preparazione, nel piano di lavoro che avevate fatto? Avete dovuto modificare qualcosa? Ma se non sbaglio con il mister, penso che abbiamo inserito, probabilmente andremo a inserire anzi una terza amichevole, però per il resto non abbiamo cambiato niente, abbiamo mantenuto quello che si doveva fare fino all'ipotetico 18 maggio e abbiamo aggiunto l'amichevole intermedia. Sul piano personale già l'avevi accennato anche inizio stagione, tu sei padovano, no? Quindi alla fine ricopri un ruolo importante nella squadra della tua città, oltre al grande orgoglio, però anche una bella responsabilità. Sì, diciamo che sono, come dicevo all'inizio, padovano, orgoglioso di allenare il Padova, e sarebbe una mia grandissima soddisfazione, un grandissimo traguardo portare il Padova dove tutti noi speriamo. Un'ultima cosa per te, Matteo. Ai playoff ci sono altri componenti, c'è anche un caldo probabilmente maggiore rispetto al campionato, abbiamo visto che è sempre più caldo per il maggio-giugno. Poi c'è una componente ambientale, chiaramente diversa. E come la rosa è più giovane, hai detto anche tu, ma c'è una preparazione specifica per questo, per giocare con queste temperature? Allora, diciamo che ci si allena si adatta a queste temperature anche adesso che sta iniziando a cambiare il clima, e soprattutto si curano gli aspetti che vanno fuori dal campo, e quindi si cura molto l'alimentazione, l'idratazione, l'integrazione, quindi sono aspetti fondamentali, il recupero dei ragazzi, e che ci sono aspetti che vanno sia monitorati e comunque per ognuno di loro, monitorati per ognuno di loro in modo tale da avere la massima resa. Si diceva anche secondo me il ritiro di 2 anni fa ci poteva stare benissimo, perché comunque l'arco temporale era veramente ampio, e quindi magari passare 40 giorni qui nello stesso ambiente diventava più stancante, quindi aver staccato 10 giorni essendoci allenati comunque normalmente senza strafare con doppie sedute o quant'altro, eravamo favorevoli a fare questa cosa, e secondo me ha portato i suoi benefici.